È stato uno dei tronisti più amati dal pubblico italiano. Recentemente lo abbiamo visto a Mattino 5, a Pomeriggio 5, e c'ha un piccolo grande record. Pensate che in un anno lui ha collezionato 1000 articoli sui vari giornali, più di Costantino. Quindi lui è il primatista, perché Costantino non è riuscito ad arrivare a 1000 articoli. Signori, è con noi stasera Giovanni Comerzano! È chiuso. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Giovanni, ciao, passerella. Ciao, ciao a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Sono più bravo a correre che a sfilare. Ciao Giovanni, salutiamo. Ciao Bruno, ciao a queste meravigliose ragazze, io farei un applauso. In bocca al lupo. Allora, noi a questo punto le ragazze le congediamo e rimangono solo le tre miss nazionali. Visto che tu hai fatto l'in bocca al lupo, mi associo a te. In bocca al lupo a tutte le ragazze di questa sera, le concorrenti di questa sera che ci abbandonano. E poi ritornare però, Giovanni. Ah, ecco, dico, stavo già via, mi sembrava il caso. Sono tanti concorrenti, stasera ci vorrà la collaborazione anche vostra, perché vi spiegherò poi perché sarà importantissimo che voi esprimiate il vostro gradimento con l'applauso. Eccole qua, adesso intanto un applauso glielo facciamo mentre vanno via. Eccole qua, applauso. Giovanni, siamo rimasti, stavo dicendo, soli. Sì, forse mi devo posizionare lì, altrimenti sì. Fabiola stasera mi manda via subito. Benissimo. Ecco qui, eccolo là, fate le foto con Giovanni, le tre missi nazionali. Allora Giovanni, io volevo chiederti una cosa. Ho detto prima 1000 articoli in un anno hai collezionato. Sì, è un piccolo record, non sapevo che tu fossi così ben informato. Non un piccolo, questo è un record assoluto, veramente. È una piccola soddisfazione, dai, nella vita c'è altro. 1000 articoli. È anche importante, è anche bello, è piacevole, insomma, dai. Insomma, c'era Costantino che ne aveva totalizzati 770 e quindi per me è stata una soddisfazione. Certo, senti, io ho detto prima calciatore, ma sei ancora calciatore, Giovanni? Ti consideri un calciatore? Più o meno, lo sport è la mia passione, continuo a praticarlo, mi diverto, gioco a calcio, però oramai un po' gli impegni mi hanno fatto mettere da parte l'agonismo, non il calcio, l'agonismo, però lo sport lo curo, tra l'altro da poco ho preso anche il diploma di personal trainer, sto iniziando anche a lavorare come personal trainer e ti dirò, mi diverte tanto, perché comunque io sono stato sempre un cultore dello sport, della mens sana in corpore sano. E certo, senti Giovanni, Uomini e Donne è stata per te la grande vetrina di lancio, ma sarà stato anche un po' la storia, no, d'amore che c'è stata, insomma è stato importante anche quello che avete trasmesso alla gente, perché essere amati dagli italiani significa aver trasmesso qualcosa. Certo, inevitabilmente è stato tutto quello che si è creato a Uomini e Donne che mi ha dato la possibilità di avere la visibilità che probabilmente ancora oggi. Devo ringraziare sempre Maria che mi ha dato questa possibilità e comunque come la dà tanti ragazzi, probabilmente ho avuto anche la fortuna di creare una storia d'amore importante, e poi quando trasmetti attraverso il tubo catodico, che non è facile, di essere vero, dei sentimenti importanti, visto che oggi ce ne sono davvero pochi, allora lì probabilmente riesci ad emergere. Allora io vorrei dire a tutto il pubblico, ci sarà un momento di questa serata in cui chiameremo sul palco quattro signore o signorine, fa niente se sono sposate, le chiamiamo sul palco perché faranno delle domande a Giovanni Comerzano su qualsiasi argomento, quindi cerchiamo quattro volontarie, si preparino quattro signore, ragazze, ragazzine. C'è già una che si è prenotata, guarda un po' Giovanni, vedi pure con la sì, macchinetta. Qui ci sono lì, una la sceglieremo da quel gruppo. La sceglieremo da quel gruppo. Mentre Giovanni stasera... Un'altra ce l'abbiamo lì. Un'altra ce l'abbiamo lì, eccola. La signora è pronta. Signora, è parente di Rita Pavone lei? Identica a Rita Pavone, signora. Complimenti, uguale a Rita Pavone. Allora Giovanni è qui stasera anche per un altro motivo importante. Lui stasera... Questo non lo so, Bruno. Non lo sapevi? Non lo sapevo. Te lo dico io per la prima cosa volta. Cosa è successo? Senti, intanto queste tre bellezze... cosa vuoi dire? Guarda, lei si è fasciata, non è caduta. Si è fasciata la testa. Non è caduta, Si è fasciata a Miss Mondo finale nazionale, hai visto? Beh, lei ho sentito che ha preso 5.600 voti. Esatto. Complimenti, è un ottimo risultato. Non è facile. Assolutamente no.
complimenti. Una rivista nazionale, poi, tra l'altro. Ma sono tre bellissime ragazze. Io non sono riuscito a seguire molto le vicissitudini di questo concorso. Sono delle finaliste loro. Certo, e certo. Rappresentano la Puglia al meglio, direi. Al meglio. Sono ragazze meravigliose. Ma si vede, voglio dire, basta guardarle per capire che rappresentano al meglio la Puglia. Poi io sono per la mia terra, sono uno che cerca di mettere sempre in evidenza le proprie origini. Molti le mascherano. Io sono contento di essere salentino, sono di Lecce, ho sempre vissuto a Lecce e secondo me questa terra ha dei talenti che anche al cospetto comunque di passerelle importanti o di eventi e situazioni importanti riesce sempre a mettere in evidenza delle persone valide. Certamente, allora noi per il momento le salutiamo tutte e tre, le salutiamo, le rivedremo dopo nel corso della serata. Salutiamo allora le tre finaliste nazionali con un grande applauso, un applausone. Bruno, io resto qui o vado via? No Giovanni, resta un attimo qui, perché io adesso devo spiegarvi una cosa che riguarda Giovanni, che stasera non solo qui è ospite e mi affiancherà, ma sarà anche giudice supremo. Cosa significa? Non lo sapevo. Che la patata bollente stasera, certo, ce l'ho io. Cioè io ti passo subito la patata bollente, scusami, appena posso scarico il barile. Lui stasera, siccome sono due le vincitrici, tra quelle ragazze che avete visto, due andranno alla finale regionale, Barese o Tarantina o Foggiana, non sappiamo ancora dove si svolgerà. Bene, una delle due, a suo insindacabile giudizio, la scegli tu. Bruno, ma così rischio il linciaggio qui, eh? Qui ci sono parenti, amici, genitori. Certo, lo so, e quello è il rischio della notorietà, e molti becchi sto rischio, scusami Giovanni. E ti è piaciuta la bicicletta adesso? Ma tu collabori con me, dai. Adesso devi pedalare. Anche perché le ragazze non le conosco personalmente, le posso vedere nello spazio di una serata, quindi le devi guardare attentamente. Noi ti sistemeremo sulla scala dopo. Ah, mi metto lì, posso mettere anche sui gradini, eh? Sui gradini. Mi metto anche sui gradini. Nei momenti della sfilata tu sarai a guardare molto attentamente e poi voterai la tua preferita. L'altra preferita la voterà la giuria, che tra poco vi presenteremo, e sarà tutto regolare per quanto riguarda, diciamo, la dinamica ortodossa dello svolgimento di una votazione. Va bene? Ok. Allora Giovanni, intanto procediamo. Noi procediamo perché adesso è arrivato il momento di un defilé che viene offerto da Ottica Giuliano.